significa tante attività che danno la possibilità di crescere in una comunità estremamente forte e vitale. Torna l'iniziativa per il sorriso di un bambino, arrivata alla sua 26esima edizione. Sabato presso la Basilica dell'Annunziata sono stati consegnati i doni per oltre 250 bambini di famiglie indigenti del territorio. L'idea solidale dei Lions Club Napoli Partenope ha realizzato i sogni dei più piccoli per le festività natalizie, anche grazie al patrocinio del Comune di Napoli, dell'opera Purgatorio ad Arco e Alice. E quello che ci siamo resi conto è che il nostro impegno deve andare oltre il giorno di Natale, ma deve essere un impegno che si materializza per tutti e 365 giorni dell'anno attraverso un'attività di accompagnamento e di sostegno alla crescita dei bambini. Abbiamo questa missione, quella di soddisfare i bisogni e di risolvere i problemi. E in questo periodo di crisi economica, di crisi sociale, sanitaria, c'è sempre più bisogno. Noi svolgiamo sicuramente una funzione di compensazione in cooperazione con le istituzioni, con le parrocchie e così via. Con questa iniziativa oggi si vuole offrire un sorriso ai ragazzi e vedere dai loro occhi la gioia, perché questi regali possono essere per loro un momento di maggiore emozione e di una giornata che volge al Natale di benessere. È estremamente importante che si lavori insieme, sul territorio, perché qualunque iniziativa viene in qualche modo rinforzata, amplificata e diventa duratura.